Buongiorno ragazze, voglio provare questo micro fornato pavimenti. Ragazze, la prima impressione morbidissima. Ho fatto anche il buco. Non so, allora, molte persone quando fanno i buchi fanno così, dividono e rompono così. Invece io no, lo faccio di così, quindi senza rompere niente. Faccio una piccola fessura, ragazze, comunque morbidissima, quindi vado a lavare e vi faccio sapere com'è, se sto facendo l'ultima passata. Ecco, in verità l'ho già finita da per tutta la stanza, devo dire la verità, per la prima volta, per essere la prima volta va bene, però ora vi dico cosa ne penso. Tempo che si asciuga, vi dico cosa ne pensate. Ho preso un attimo la pezza. Allora, questa è la pezza, l'ho lavato a terra, dove si è fatta una piccola macchia, dopo la devo togliere, se no dopo la metto nella candeggina e vediamo se si toglie e cosa succede. Per essere la prima volta, ragazze, allora il panno è morbido, però è doppio rispetto alla Vertex, è doppio. Questa cosa, tra virgolette, non mi dispiace, perché la Vertex ultimamente sta diventando troppo sottile e quindi bisogna cambiarla una volta a settimana. A me così mi sta succedendo, ragazze, ve lo giuro. Prima la cambiavo ogni 3 mesi, adesso, ragazze, una volta a settimana devo cambiare la Vertex e costa un sacco di soldi. Questa qua non mi ricordo, spero, quando l'ho pagata. Questa qua costa la metà, più o meno. Cioè, ragazzi, quella Vertex sta sulle 3,50 euro, questa qua sta 2,50 euro, ma se vado, se cerco in giro, secondo me, perché ogni tanto vado, perché ce l'ho proprio fuori casa, c'ha un po' i prezzi un po' altini, ecco, c'ha quel 30-20 centesimi in più, 15 centesimi in più, 50 centesimi in più, comunque tengo qualcosa in più. Però non ho fatto caso dove vado di solito, se ce l'hanno comunque ne prendo altre due, però questa è la prima volta che la uso. Per essere la prima volta mi sono trovata molto molto bene, devo dire la verità, facilmente da strizzare, un po' doppia, quindi dovete fare un po' più di forza, però ragazze, per essere la prima volta, devo dire la verità, mi piace un sacco. Ma anche come ha lavato a terra, devo dire la verità, mi piace un sacco. Io di solito faccio 3 passate, l'ultima la faccio sotto acqua corrente e strizzo il panno e mi è venuto veramente bene il pavimento. Vedete? Ecco, sta ancora ad asciugare. Ovviamente non ho lavato come lavo sempre, cioè nel senso, non ho alzato le sedie, non ho spostato le cose, perché ragazze, quando sto solo io facciano un po' le cose sciue, come diciamo a Napoli. Ovviamente questi non sono servizi, ecco, questi sono cose ambresca, quando non tieni tempo tu fai il tuo tempo e vedi come fa con i bambini. Quando sto da sola, che c'è mio marito che si guarda i bambini, è diverso. Ragazze, i maiz, tutto cosa, arabo, tutte finestre, tutte barcù, aiza o stereo a volume altissimo e faccio i servizi e ci metto quasi tutta la giornata, tutta, e non faccio tutto. Quindi questi qua sono servizietti così, quelli là un po' che si fanno sciue, perché chi è che non ne fa i servizi sciue. Quindi questi qua, per essere la prima volta, comunque ragazzi, tutto bordello che stiamo fanno, per essere la prima volta, troppo bello. Vesuvio, ah, ma questa è la marca Vesuvio, ecco perché è bello, mi piace. Ovviamente questo è il primo acchitto, dobbiamo vedere come fa, se lo metto in candeggina, però mo non c'è manco bisogno, però sta questa macchia, però la vedo manco più, c'è un po' coltino di macchia, ma la vedo manco più veramente, eccola, forse qua, però nulla di chissà che, quindi la vado a lavare meglio in mano. Niente, mi piace. Comunque ragazzi, ho usato per lavare a terra, io ho usato il Deluxe dell'Aerospin con le gocce, mi trovo benissimo, è stato bello. Ragazze, per chi soffre tanto di cervicale,
Mamma mia, raga. Una salvazione. Giuro. Io soffro di cefalea. E... che peggio della cervicale. Però quando mi acchiappa la cervicale, perché soffro anche di cervicale, di emicrania, più ne ho più ne abbia. Ragazze, mamma mia, che cos'è, una mano santa. Mamma mia, raga, bello, bello, massaggiatore proprio, giuro, bello. Non so se si vede. Si vede? Bello, raga. Potete anche con i tasti qua, questo qua ve lo potete mantenere anche così. Vi faccio vedere, se riesco vi faccio vedere. Questo lo potete mantenere anche così mettendo le braccia. Ci sono dei tasti che voi muovete, se lo volete più forte, più leggero. Io ce l'ho leggero ed è magnifico, lo potete mettere anche sulla spalla, dove volete. Dove fa male la mettete anche sulle gambe, si può pacci. Bello, raga, 40 euro e va passare paura. Sono come quelle poltrone che trovate nei centri commerciali, meglio, meglio, raga, veramente bello. Mamma mia, buonasera e benvenuti nel nostro venerdì. Venerdì proprio. Niente, noi stiamo andando alla festa di Aurora. Aurora. Niente, raga, io con la tuta, con una semplice tuta rossa, proprio semplice. Non è, però mi sono messa la tutina rosa, rosa, rosa confetto. Perché è preferito di mamma. Perché è preferito di mamma questo colore. Sì, amorosa. E niente, benvenuti in questo nuovo vlog che sicuramente non vloggerò solo per oggi, ma vloggerò anche per giorni a seguire, sabato e domenica. Quindi benvenuti in questo nuovo video. Buongiorno e benvenuti in questo sabato. Allora ragazze, sto qua fuori a prendere un po' di sole con la mia bimba. Il mio bimbo non è voluto venire. Mi sono fatta anche una bella lavatrice, sia di là che di qua. Due, non una. Vabbè, comunque, che stavo dicendo? Ad ogni vostro commento, qualsiasi, non deve essere per forza bello o quello che mi colpisce, non lo so, dipende da come sto quella giornata, ve lo fisso. Poi ad ogni vostra richiesta o saluto fatemelo sapere, perché io, cioè in verità me l'avete chiesto ma io mi dimentico. Quindi a chi vuole essere salutata, vuole che io la saluto nel video, me lo dite, che me lo riscrivete, che io vi segno, perché ragazze veramente dico sì, poi mi dimentico e non trovo più messaggio, perché mi arrivano tanti messaggi e non lo trovo. E quindi facendomi sapere. E poi qualsiasi messaggio, o quello che più mi intriga, quello che più mi piace, io ve lo fisso sotto ai video. Mi piace questa piccola idea, è una piccola idea, lo sto facendo, lo sto iniziando a fare. Quindi ho detto Massimo, io lo dico anche alle ragazze, così è un è una cosa carina per ringraziarvi. Non so però se metterò sempre le stesse, perché ragazze io non è che mi ricordo dei nomi e dei soprannomi che avete. Mi ricordo chi scrive sempre lo stesso, cioè chi scrive sempre mi ricordo più o meno, oppure riesco a vedere chi mi scrive, chi non mi scrive, chi vero vidi, chi non vero, riesco a vedere queste cose. Voi no, ma io sì. E quindi niente, vi metterò fisse
mettere il vostro messaggio fissato, se a voi fa piacere. Per quanto riguarda le ricette, mi chiedete sempre di fare le ricette. Anche oggi, stamattina, proprio una ragazza mi ha chiesto due ricette. Sia quella dello speck pomodorino e provola, sia quella là della siciliana, tra virgolette, a modo mio, sempre a modo mio. A breve farò qualche ricetta. Non so quale, penso speck e provola, però non ne sono sicura. Ho gli ingredienti, però non vengo genio. Quindi non lo so, comunque appena farò qualche ricetta ve la metterò. Domani voglio fare gli scialatielli con il pesce, quindi domani sicuro non la faccio. Poi se cambio idea, non lo so, vedremo, vedrete anche voi. Perché questo è un vlog di venerdì, sabato e domenica. Oggi abbiamo la festa di compleanno dell'amichetta di Francesco, la fidanzatina. A proposito, gli devo incartare il regalo, non mi devo dimenticare. Dovrei trovare un paio di scarpe con il tacco, ma se non le trovo non va niente, mi metto scarpette, perché sicuramente mi metterò le scarpette. E niente, questa è la mia giornata. Oggi la casalinga non mi va. Ho scongelato il minestrone per i bimbi, perché ce l'avevo congelato, meno male, perché ragazzi mi scoccio. Io ho chiamato la salumeria, mi sono fatta portare il latte per i bimbi, i succhi, il fruttoro per la bimba, una busta di panini per me, perché ragazzi veramente non mi va proprio, non mi va neanche di scendere. E oggi in giornata no, scocciosa, anche mi ha chiesto così. Vabbè, ci vediamo dopo. Tieni, sta qua. Allora ragazzi, aggiornamento battesimo. Allora ragazze, noi abbiamo prenotato anche il fotografo. È lo stesso, è un amico di famiglia, però raga è bravissimo e ci ha fatto un prezzo bellissimo, buonissimo. Quindi per chi è delle zone di Napoli o provincia di Napoli e vi serve un fotografo, fatemelo sapere e vi faccio mettere in contatto con lui, perché vi assicuro che si prende poco, ma ed è bravissimo, ma lo fa proprio perché gli piace. Un lavoro che a lui piace ed è bravissimo, super super bravo, devo dire la verità, e ha dei prezzi top. Ma vi faccio vedere cosa mi fece per il compleanno di il battesimo di Francesco. Guardate, questo poi me l'ha regalato, mi regalò sia questo che questo, ecco, e poi due libricini, che uno ho dato a mia mamma, uno dato a mia suocera. In verità quello di mia mamma ce l'ho io, oppure me ne ha regalati tre addirittura, non ricordo. E poi l'album di fotografie, ragazzi, io pure a noi mi ho fatto l'album di foto. Questo, guardate quanto è bello, ragazze, è bellissimo, è stupendo. Se volete qualche volta vi faccio vedere le foto che fa, è bravissimo, lo fa con amore. Soprattutto quella è la cosa più bella, quando uno lo fa con amore. E stavo vedendo mia nipote che stava giocando con noi. Soprattutto quando uno lo fa con amore e poi si fa pagare il lavoro che fa, si fa pagare poco, forse per me si fa pagare poco, perché a me mi hanno cercato sui 1000 euro, invece lui mi ha fatto un bel prezzo. E quindi, ed è bravissimo. Poi vi faccio vedere le foto appena dopo faccio finire di mangiare i bambini, se ho tempo, se non ho tempo oggi, domani, comunque in questo vlog, se Dio vuole, vi faccio vedere le foto, perché merita, un ragazzo che merita. Se voi siete della provincia di Napoli, volete un bravo fotografo, se siete di Napoli, volete un bravo fotografo e volete pagare poco, vi assicuro che lui è bravissimo. Contattatemi in privato che io vi dico, ci mettiamo d'accordo con lui, che ci mettere d'accordo, perché lui non è social. E niente, ci vediamo dopo. Per il momento sto cucinando per i miei bimbi un bel minestrone già frullato, perché era congelato, devo dire la verità. Ragazzi, c'è un profumo bellissimo e quindi mi sa proprio
Noemi già l'ho pure lavata, io ho cambiato già il pannolino, gli ho fatto la seconda doccia a Noemi. Che ha si è messa a camminare per terra, io l'avevo lavata, poi l'ho messa un po' a terra e comunque l'ho dovuta rilavare. Invece Francesco ancora no. Però Francesco, dopo mangiato, la prima cosa che deve fare è una bella doccia e a letto, perché poi mi devo preparare. A dopo. Allora, ragazzi, mio figlio ha detto: mamma, tutto stupendo, ti piace il regalo che gli abbiamo fatto a Greta? Volete vedere? Eccola qua. Ta-dam. Lo dobbiamo incartare. Questa qua l'ha scelta Francesco, ti ricordi la carta? E poi abbiamo fatto questo bigliettino buon compleanno, che lui ha voluto togliere la carta trasparente, che secondo me non andava tolta. Vabbè, troppo bellina, raga. Bello, da vicino è più grande, dallo schermo sembra piccolo, ma è enorme questo regalo. Bello. Buonasera. Niente, ragazzi, io mi sto preparando. È venuto anche mio marito. Io ho già lavato i vestiti bambini, non fate caso al casino che potete vedere, ma quando sto in preparazione io, ragazze, faccio un casino, non mi porto con me. Ragazze, mi sto preparando, faccio vedere un po' gli accessori che ho messo per ora. Ho messo questa con questo, devo scegliere l'anello, braccialetto. Mi sono messa questa collana che mi regalò mio marito, non mi ricordo quando, e sto cercando qualcosa di da abbinare, se non mi sbaglio, e io ce l'ho, però non è dorato. Vediamo un po' cosa tengo. Tutto bisciutteria così, tutto di 1 euro, 2 euro, niente di chissà che. Ho qualcosa che mi ha regalato mio marito sui 15-20 euro, ma nulla di chissà che. Oro zero. Non sono amante dell'oro, anche se ultimamente mi piace, però mi accontento con la bisciutteria, che non è che gli metto spesso le cose. Non per amore, niente, tutto va contro. Niente, raga, convinta che ce l'avevo un qualcosina oro. Questa è una collaborazione, molto bello questo bracciale. È uguale a quell'altra collaborazione che ho avuto, però con brand diversi. Vedete che sound è bello? Posso mettere questo? Solo che questo l'altra volta si era aperto e non voglio che... Non voglio che lo vada a perdere, mi dispiacerebbe. Non ci azzecca neanche, però. Perché è oro rosa. Allora. Aspettate che mio marito sta nudo e non lo faccio vedere. Lo faccio vedere solo un poco, perché su desiderio papà piccio fuoco. Lo faccio vedere, ma non vorrò. Se va nudo, marito mio. Date cava, 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 date cava. Ma che amo, ma chi sono figlio? Ma che ne si sono figli, non mi faccio una rete, marito mio. Non tengo, però, non preoccupare. Benvenuti nel Chaos Family Love. È sto cosa ancora da crescere. Mia figlia piange come sempre. Mio figlio è un bordello. Questa è la nostra famiglia. Comunque alla fine non vi ho fatto, ragazzi, quando è bellino questo accessorio che ho preso da Temu. Proprio bellino. Comunque, raga, ho messo questa, poi mi sono messa questo, l'orologio, questi orecchini. In verità mi volevo mettere questi qua, però guarda, cioè, da troppo elegante, neanche no, perché comunque ne approfitto che oggi è sabato e usciamo un poco, e perciò mi sono preparata un po' in più, se no metti una cosa veloce veloce, un jeans e una maglietta. Poi mi sono messa questo come accessorio e la fede, ovviamente l'unica cosa che tengo ora. E niente, questo è. venite a presa a me questo sabato con me.
Spacito caso, ragazzi, come un apporto. Comunque venite con me alla festa di Greta. I miei amorini. Regalone. Noemi, Noemi, questa che si fa? Noemi, a te non ti sto prendendo.